Fare questo viaggio tra colleghi è stata un'esperienza diversa da ciò che viviamo ogni giorno durante le nostre prove, i nostri concerti. A Roma è stato incredibile, poi poter vivere quei giorni tutti insieme dentro l'hotel, a passeggiare per le strade di Roma e ancora una volta poter vivere l'auditorium in tutta la sua interezza. Sono tanto contento per questa esperienza che stiamo per fare perché non è una cosa che capita tutti i giorni. Devo dire, siamo grati al Teatro Massimo, soprattutto alla Fondazione, per questa opportunità in un tempio della musica come questo. Questa qui dove siete voi si chiama Cavea e anche se non sembra è una sala da concerto. Qui fra 3 mesi, 4 mesi, verrà messo un palcoscenico. Dove siete voi ci sarà un palcoscenico gigantesco, altissimo, con tutte le massime tecnologie per fare concerti estivi. 3 sale principali, sala Petrassi, sala Sinopoli e sala Santa Cecilia. Una delle più grandi del mondo, ci suonerete domani pomeriggio. Il soffitto ricorda delle vele, perché sia Renzo Piano che Luciano Berio andavano in barca a vela e quindi hanno voluto fare queste vele gonfie di vento. Sembrano simmetriche, ma nulla è simmetrico qui. Circa 25 anni fa già Bruno Cagli e l'Accademia di Santa Cecilia si sono posti il problema di avere una relazione speciale con il pubblico più giovane. All'inizio organizzando spettacoli fuori da qua, al Teatro Valle, anche perché questo auditorium ancora non c'era, e quindi facendo un'offerta di spettacoli pensati e immaginati per i più giovani. Ma poi cominciando a fare attività, grazie a Gregorio Mazzarese, che è sempre stata l'anima di questo nostro progetto, a fare musica con i ragazzi. Attualmente sono passati quindi 20 anni, abbiamo circa 5 orchestre separate per diversi gradi di età e di competenza, diciamo così, e 12 cori e una comunità di più di 1 migliaio di ragazzi tra i 5 e i 18-20 anni che frequentano i nostri corsi e le famiglie. Questa è sicuramente un'esperienza molto bella e molto formativa. Siamo molto contenti di poter terminare questo scambio che è iniziato quest'estate con la Youth Orchestra del Teatro Massimo di Palermo. Noi, Union Orchestra, questa sera suoneremo l'ultima delle danze slave di Dvorak e il quarto movimento della quarta sinfonia di Tchaikovsky. Siamo per iniziare il concerto, c'è grande attesa, c'è grande fermento, c'è grandissima emozione tra i ragazzi. Devo dire che pur trascorrendo con i ragazzi tanti giorni e tante ore a fare musica insieme, vedere così tanti giovani seduti uno accanto all'altro, pronti a respirare insieme, a immaginare un suono insieme, a cercare un suono insieme, produce un'emozione che si rinnova ogni volta. Sono contenta che passiamo più tempo insieme tra di noi perché comunque in orchestra passiamo pochi minuti, quindi per conoscerci meglio, appunto, divertirci, fare qualcosa di diverso.
Grazie a, poi, a questa idea di Marco Betta che abbiamo sviluppato lo scorso anno, si è estesa questa collaborazione anche con la città di Palermo, con la sua orchestra giovanile, e che è parente stretta della nostra, tant'è vero che l'anno scorso siamo stati al Teatro di Verdura, al Teatro Massimo, dove tutti questi ragazzi sono trovati a fare musica insieme. E cosa c'è di più bello? Non solo perché la musica è quella meravigliosa benedizione che grazie al cielo ci è capitata dal capo e collo, ma anche perché tutto questo disegna un modello di società ideale, dove tutti si aiutano, dove tutti trovano un loro ruolo, dove tutti sono consapevoli che senza rigore e impegno non si raggiungono risultati, e dove ognuno trova lo spazio per il suo livello di competenza, per il suo livello di capacità, e tutti sono preziosi. L'idea è che il mondo che ci circonda è sempre diventato più impervio, più difficile, pieno di violenza. E noi in realtà crediamo, siamo diventati musicisti non solo per scelta, ma anche perché la musica implicitamente è una delle migliori forme di rappresentazione della vita. Probabilmente se tutti i capi di Stato suonassero a quattro mani di loro, le guerre non ci sarebbero. Questo incontro che c'è stato prima a Palermo e poi a Roma al Parco della Musica ha qualcosa di non solo di importante, ma per certi versi è qualcosa di sensazionale, di magico e di meraviglioso, perché una delle caratteristiche fondamentali della musica è quello di incontrarsi, di ascoltarsi, di vivere insieme un'esperienza di conoscenza sublime, che è appunto quella dei suoni che diventano figure musicali, che diventano poi architettura sonora e che ci raccontano una storia possibile del mondo, un'immagine bella della vita. È un'emozione ritrovare i ragazzi che quest'estate hanno condiviso con noi un percorso di crescita, un percorso anche di divertimento, di socializzazione. Questa è l'orchestra. Il senso di questi incontri motiva la scelta che ho fatto di dedicarmi alle orchestre giovanili. Per me è fondamentale il contatto, infatti noi ci teniamo molto a guardarci, a respirare insieme. Questa è proprio la prima cosa che ci viene insegnata e la cosa che ci portiamo avanti negli anni. È proprio una sorta di energia potenziale della musica, dettata dal semplice fatto che loro sono lì in quel momento col loro sguardo, col loro animo, con tutta la loro sensibilità, la loro voglia di ascoltare, la loro voglia di esserne la musica. E questo produce un'emozione implicita prima ancora che il primo suono venga emesso. Siamo cresciuti tantissimo, sia noi in quanto orchestra, sia anche loro. Suonare nell'auditorio un Parco della Musica, soprattutto in questa sala, la sala Fanno Sofia, è sempre un'emozione. La discesa, ragazzi, sul battere di 12. Eravamo emozionati di poter suonare in un auditorium così grande, così diverso dal teatro a cui siamo abituati. Eravamo carichi e pronti per poter conquistare il nuovo pubblico della città di Roma, che non avevamo mai conosciuto, ovviamente. La preparazione del programma che noi abbiamo deciso di portare a Roma è stata lunga, e non semplice. La difficoltà nella settima di Beethoven è stata principalmente quella del colore, il riuscire a sprigionare il giusto colore anche poi in vista di un'acustica che non conoscevamo, quella dell'Accademia. Le grandi istituzioni musicali
hanno il dovere di custodire la grande tradizione musicale, ma soprattutto hanno il dovere di innovare, di creare la nuova sensibilità, non solo nel nostro tempo, ma nei musicisti che opereranno dopo di noi. E questo è il senso anche della musica, quello di abbracciarsi in un incontro continuo. Ed è quello che in qualche modo io ho visto, ho intravisto in questo incontro di giovanissimi musicisti, che insieme hanno realizzato la musica dell'anima. Poter assistere anche al concerto dell'orchestra dell'Accademia è stata una grande esperienza e soprattutto pensare che di lì a qualche giorno avremo suonato noi nello stesso palco, nelle stesse sedie dei grandi, cioè ci fomentava, ma allo stesso tempo ci impauriva molto.